Le playlist sono un elenco di file multimediali che possono essere riprodotti uno di seguito all'altro. Possono essere dei file audio o anche dei file video. Una playlist non è altro in fondo che un elenco di percorsi di file inseriti, cioè è un file di testo che dà le informazioni sulla posizione dei file da riprodurre. Vediamo come si possa creare una playlist con il programma VLC Media Player. VLC Media Player che è questo. Si va su Media e si sceglie Apri file multipli. In questa finestra che si apre si va su Aggiungi. Qui si possono scegliere i file audio, in questo caso tenendo premuto CTRL, CTRL si possono selezionare tutti, si va su Apri. Questi sono i file audio che formeranno la nostra playlist. Se si va su Riproduci, infatti ci sarà la riproduzione di questi file. Si può passare da un file all'altro con questi pulsanti di navigazione. Adesso salviamo questa playlist. Si va su Media, si va Salva scaletta su file, scegliamo la cartella di destinazione, diamo un nome alla playlist, audio. E scegliamo come formato M3U, andiamo su Salva. Adesso possiamo chiudere anche VLC. Se noi andiamo nella cartella in cui abbiamo salvato le file, vedete audio M3U, se noi ci facciamo sopra un doppio clic, vedremo la playlist audio appena creata. Vedete? E adesso si può fare la stessa operazione anche per creare una playlist di video. Questi sono per esempio quattro video che ho messo in questa cartella. Si apre sempre VLC Media Player, si va ancora su Media, apri file multipli, aggiungi, stavolta si seleziona i video invece degli audio, il procedimento è esattamente lo stesso. Si va su Apri, andando su Riproduci, riprodurremo i video. Qui si può passare da un video all'altro, mettiamo in pausa. I video iniziano tutti con la stessa musichetta che è la sigla di questo canale. Però sono chiaramente diversi, si vedono. Per salvare la scaletta, cioè la playlist, si va sempre su Media, salva scaletta su File, scegliamo sempre il formato M3U, stavolta diamo il nome video, andiamo su Salva, possiamo chiudere VLC. Questa è la playlist che abbiamo salvato. Se ci si clicca sopra, inizierà la riproduzione della playlist. Se andiamo su Visualizza e clicchiamo su Scaletta, possiamo vedere tutti gli elementi della playlist che abbiamo creato, che sono in questo caso quattro video. Cliccandoci sopra si può iniziare riprodurre il video in oggetto selezionato. Un discorso analogo vale anche per la playlist audio. Andando su Visualizza scaletta si vedono tutti gli elementi con cui è stata creata la playlist. E questo
È tutto.